e qui invece di fronte, volutamente, no, era smontata perché noi non l'abbiamo mai vista montata, l'abbiamo vista da fuori così, un po' alta, un po' strana, quasi sgraziata, però vedendola smontata ci dimostri e ci fai capire cosa vuol dire qualcuno che fa un lavoro fatto male, no? Qui è facile trovare degli improvvisati. La Jeep è un acquisto abbastanza facile, no? Avvicina, è stata una delle prime macchine, come dico sempre, ad aprire la breccia delle auto americane in Italia. Un ceppettino così, visto da lontano, potrebbe anche dire intrigante, la ruota ruba larga, certo. Arancione, ti ruba l'occhio, infatti tu stesso mi hai detto quella lì la prima volta, perché ha questo impatto invasivo della Jeep alta con le ruote grandi. Qualcuno nella storia dell'elaborazione del CJ ha inventato errore che ho fatto anch'io, quello di pensare di riprogettarle, di mettere delle molle al posto delle balestre. È un telaio troppo stretto, nel caso del CJ5 troppo corto per permettersi un lavoro del genere. Io quando l'ho fatto meglio, scusa la presunzione, però ci sono stati tanti preparatori che dicono vieni da me che la mettiamo a posto e facciamo tenere la strada alla macchina, te la faccio a molle, sai, potrebbe a tavolino anche intrigare un discorso di questo tipo, no? Di avere e di dire guido il Renegade CJ7 o CJ5, ma sotto c'ho una Jeep JK. No, il JK ha un telaio diverso, è un progetto completamente nuovo, la geometria delle sospensioni è fatta per il telaio su cui è nata la macchina. Togliere le balestre e mettere le molle vuol dire rovinare la macchina. In questo caso, io, questo signore, gli consiglio di cambiare mestiere. Allora, spiega perché, esattamente il come e dove. Parti da dietro qua, Paschi. Perché quello che ha fatto lui è stata una grande opera di saldatura. Cioè, secondo me, non fa il meccanico, ma fa il fabbro. Capito? Abbiamo la macchina completamente fuori geometria. Come dico sempre, una sospensione deve creare un triangolo. Che sia una balestra o che sia una sospensione indipendente, piuttosto che noi abbiamo due punti fissi e un braccio oscillante che è quello della sospensione. Questi super componenti in realtà sono veramente deboli nei punti di ancoraggio. La cosa, lo sfacelo proprio totale. Terribile o totale ce l'abbiamo nella parte anteriore, che vede la stessa sospensione montata al posteriore, identica. Il fatto che lui abbia voluto mettere tutti questi bracci, punti di reazione e comunque tutti criticabili, perché se ci mettiamo a spiegare perché ci mettiamo un po' troppo tempo, ma questa sospensione non può lavorare fatta in questo modo, non ha un punto logico di ancoraggio, lo ha costretto ad allungare il passo. Quindi noi ci troviamo... Cioè questo tipo di schema ha portato la ruota invece ad essere qua, giusto, il punto di... Il mozzo e essere qui l'ha portato avanti un 10 cm forse di più. Ribadisco il concetto, è tutta a livello progettuale completamente sbagliata e non è una sospensione che può lavorare, questa è una sospensione che rimbalza. Quindi quando prendi un buco l'unico non effetto lavora, che vuoi prendere è quello di rimbalzare e di fare il canguro. Questo è più o meno il centro, anzi te lo monto, guarda, lo vedi qua, guarda, questo è il centro ruota. Sì. Per cui il centro ruota prima che lui la smontasse era qua. Quindi è stato allungato pericolosamente il passo, è stata portata la meccanica verso l'esterno e se hai voglia di salire con me, insieme a Pascal, fallo venire sulla ruota insieme a me. Vai Pascal, guarda. Vai lassù. Facciamo questa bella regia. Tutto studiato questo. Tutto studiato per farvi un vedere copione. Cosa succede. Adesso ti faccio salire anche Franco e gli faccio vedere. Poi andiamo davanti per farti capire. Guarda qua, guarda la pericolosità di quello che viene fatto nelle officine che non sanno veramente quello che dicono e fanno. Questo è il piantone di sterzo che doveva scendere fino alla scatola guida. Ha uno snodo quasi a 90 gradi che attraversa uno spazio minimo il collettore. La scatola guida dal fianco del telaio è stata portata più in alto di circa 10 o 15 centimetri. A sinistra gira di 10 gradi, a destra di 35. Gli snodi di un piantone, ragazzi, gli snodi di un piantone hanno un angolo consentito, esattamente come una chiave a snodo quando usciti un bullone, capito? Se tu la chiave a snodo la metti in questo modo, non hai più la forza e la precisione che potresti avere, Franco, quando la chiave a snodo ha un'angolazione diversa, mi capisci? Certo. Cioè, lo snodo di 10 gradi svita e snoda e lavora in tutte le posizioni. In questa posizione cosa guarda vuoi che faccia? Fa passare attraverso il collettore di scarico. È tutto veramente... Mai visto una roba del genere. È una roba terribile. La pompa della benzina elettrica appesa in cima al motore, tubi aeronautici che non si capiscono, il radiatore appeso a delle staffette, guarda qua.
Sì. Vedi, il radiatore è esattamente la metà di quello che è l'alloggiamento originale. La ventola, che per come è stato messo il radiatore, non lavora nel centro, ma nella tre quarti superiore, che è quella meno calda di tutte, perché siamo sopra il termostato. Io sono inorridito. Tu sapevi che, o l'hai scoperto quando era qua, che era stata fatta così? Ma lui mi ha chiamato, mi ha detto, guarda, io ho un CJ5, non tiene la strada, me l'hanno modificato tutto, hanno messo le molle, gli ho detto, guarda, secondo me il primo errore è quello, perché possiamo farla andare bene anche con le balestre, con gli accorgimenti dovuti e degli ammortizzatori fatti bene. Portamela, questo è un uragano, veramente, capito? Un disastro, va bene. E sai, qui, sai chi l'ha fatta? No, non lo so, okay. Non mi interessa saperlo, perlomeno ne ho parlato male volentieri, non sapendo nome e cognome, so solo che una persona così non può permettersi. Qua ragazzi parliamo di sicurezza. Mi parla anche del distanziale, tra l'altro. Il distanziale della ruota che usiamo in tanti per portare fuori, non può non avere il mozzo di centraggio per il cerchio. Il bullone deve avere la funzione del dado ruota o del bullone è quella di tenere a parete il cerchio, okay? Quello è il suo unico lavoro. Qui invece, non avendo il centraggio che si infila nel cerchio, capisci, il maschio femmina, è appeso solo con i dadi, è appesa solo con i bulloni. Una ruota da 35 con una sospensione così potrebbe tranciare le torrette di netto. Cazzarola. Hai capito? Perché queste non sono fatte per tenere il peso della macchina. Mi dai un distanziale dei nostri, per favore? Pascal, fermati lì. No, andiamo, lascia andare tutto, io voglio vedere. Lorenzo, un distanziale dei nostri, in Ergal, al volo. Vai e scendi. Non pensiamo così, veramente così. Cioè, guardando la smontata, addirittura io pensavo che l'avessi smontata. Quando ho visto questi telai qui, no? Ho detto, si vede che l'hanno sganciata un po', è come se fosse scesa, no? La meccanica. Guarda qua, Franco, dai, anche tu che dici di non essere meccanico. No, ma è tutto... Guarda qui, il piatto della molla è diventato il punto di ancoraggio inferiore dell'ammortizzatore. L'ammortizzatore non è fatto per lavorare storto, è fatto per lavorare dritto in questo caso, e va a lavorare proprio sulla base del piatto della molla, dove c'è il principio della flessione di quello che è la sospensione. La molla, cavolo, è quella che tiene sul peso, l'ammortizzatore è quello che la frena. L'ammortizzatore deve lavorare a metà della sua corsa per la metà della corsa della molla. Non puoi far lavorare l'ammortizzatore all'inizio o alla fine dell'estensione di una sospensione, mi capisci? Assurdo. Oltre al fatto che lo fai lavorare in un'angolazione sfavorevole a quello che potrebbe essere il molleggio di una sospensione. Quanto ci vuole per riportarla in condizioni? Qua butto via tutto. Io taglio tutto, faccio sparire tutto e rimetto le balestre così come prima. La faccio tornare come la sua mamma l'ha fatta e la macchina andrà bene. Fai andare sotto il nostro amico Pascal. Capottati, Pascal. Guarda qua che roba terribile. A questo? Faccio io, dammi qua. Guarda che castelli. Bello, li ha fatti tutti lui, ma che bravo che è questo qua. Guarda che lavoro. Questa è la barra d'accoppiamento. Ma chi è? Un frustrato del meccano questo qua? È un frustrato del meccano. Cioè, io voglio sperare che a casa qualcuno abbia l'occhio tecnico per dire che cosa hanno fatto. È un frullato di bulloni e di traverse. In questo cavettino che viaggia così da solo, tra mezzo solitario. Scusami, il tubo è giusto, ma stai scherzando? Averlo il tubo, alla molla. Il tubo non arrivava più alla pinza, perché farne uno lungo, comodo? Facciamo l'allungamento di quello che c'è già. Anche perché tanto lì non è esposto a. Poi guarda dove non fa abbassare. Dai, adesso non andiamo a cercare il perone nuovo, è perfetto. Guarda. Oh, adesso capiamo, eccolo lì. Lo vedi? Sì. Quando noi montiamo un cerchio, il mozzo del cerchio deve andare sul collare, adesso non è della misura del nostro però cerchio. Il concetto è che quello lì si va a incastrare. Il concetto qua è che la ruota, quando sale, va sul collare, per cui i bulloni hanno il compito di tenere a parete la ruota, non di reggere il colpo, perché il colpo lo regge il mozzo. Comunque dai, abbiamo capito che è un disastro, abbiamo capito che la faremo andare bene. Va bene, che bella escursione nella Valley Office. E oggi mi hai stimolato con questa cosa, noi in officina abbiamo sempre un sacco di cose da dirvi e da raccontarvi. Al contrario di quello che pensano tanti quando mi vedono con Franco, siamo anche un po' meccanici oltre che essere venditori. Giusto non zic. Ci fermiamo un attimino, pausa pipì, andiamo. E poi troviamo una cavallina che ha trovato un grandissimo proprietario. La cavallina di razza, una delle più belle di tutte. Torniamo subito.